Ecco, tocca a me e cercherò di rispettare i tempi e magari recuperare un po', anche perché su Nicolae Vavilov c'è una bibliografia, direi enorme, c'è una grande bibliografia, anche in russo, alla quale io personalmente non ho accesso diretto, però, come vedete, coautore e poi autore di una relazione a sé stante negli atti c'è l'amico, collega Davide Magrazze, che è georgiano, ma un po' anzianotto, più giovane di me, però ha studiato il russo, lo legge e quindi ci ha fornito me e a Luigi materiali, riferimenti bibliografici, immagini, e quindi abbiamo avuto così anche accesso alla bibliografia russa, che dopo la riabilitazione di Vavilov in tantissime occasioni e tuttora lo ricorda, ma come lo ricorda la comunità scientifica occidentale. Adesso ho preso il frontespizio appunto di un numero del giornale della Società Linneana di Londra, che durante il 200° meeting congiunto con l'Istituto di Archeologia ha ricordato la figura e le opere di Vavilov, così come anche un'altra prestigiosa società scientifica, l'American Society for Horticultural Science, nel 2014, gli atti sono usciti nel 2015, ha voluto ricordare la biografia e anche l'attualità del pensiero, della visione scientifica di Vavilov. Ricordare la biografia di Vavilov vuol dire anche ricordare le grandi imprese che ha realizzato. E giustamente il professor Salamini accennava a una mitizzazione, e io credo di mitizzarlo un po', ma è veramente una figura così straordinaria che sembra appartenere così un po' a una mitologia. E qui vediamo appunto due di questi articoli pubblicati sull'American Journal of Horticultural Science, uno più sulla biografia, uno più sull'eredità scientifica. Ecco, però gran parte, cioè una vera miniera di informazioni sono il testo pubblicato da, allora si chiamava Epigree, ora Biodiversity, di Loskutov, che riporta sia la biografia che diciamo, l'opera scientifica e anche l'eredità di Vavilov e dell'istituto che adesso porta il suo nome. E non si può ovviamente citare, invito, adesso c'è anche in italiano il capolavoro, la biografia di Pringle, che nel titolo originale è L'assassinio di Nicolae Vavilov, e in italiano è stato recentissimamente pubblicato con questo titolo un po' così, Il genio dei semi, che travisa quantomeno il titolo originale. Poi il testo non l'ho riletto tutto in italiano, ma il testo è evidentemente è fedele. Ecco, e poi, vabbè, non aggiungo altro perché ho solo due dati biografici. Nasce nel 97, 897, 887, scusate, in un grosso sobborgo di Mosca. Il padre è un imprenditore e commerciante di risa tessile, diciamo di prima generazione, si è fatto da sé, probabilmente grazie all'aiuto del suocero, perché la moglie Alexandra, appunto figlio di un imprenditore edile. Il padre, peraltro, dovette andare in esilio dopo la rivoluzione. Si laurea, cioè, o meglio, prende la maturità commerciale, perché ovviamente sia lui che il fratello Sergei, perché il padre ci tiene che proseguino l'attività appunto imprenditoriale legata all'industria tessile. In realtà né Sergei né Nicolai, proseguendo gli studi, perché appunto Nicolai avrebbe voluto fare medicina, però la sua maturità non comprendeva lo studio del latino, quindi si laurea in scienze agrarie, il fratello in fisica. Le sorelle, perché ci sono due sorelle, altre morte bambine, si laureano in medicina, in biologia, quindi un padre, diciamo, autoritario, che però poi alla fine non impone ai figli
quello che sperava, cioè che proseguissero nella sua attività. Durante il corso di studi si appassiona enormemente alla questione dell'origine delle piante coltivate e in senso lato, legge tutto, fa anche delle conferenze ancora da studente sull'archeologia appunto dell'origine dell'agricoltura e, come ha ricordato il professor Salamini, inizia la sua carriera di ricercatore al Bureau di Genetica Applicata e da lì decide di iniziare un dottorato di ricerca che prevede un soggiorno in Europa, frequenta e diventa amico della famiglia di Bateson, uno dei fondatori della genetica, visita la Francia, ma non la visita da turista, ma visita anche da turista, ma visita soprattutto gli istituti di ricerca in Germania, poi scoppia la rivoluzione, quindi è costretto, cioè scoppia la guerra, scusate, e è costretto a rientrare. Ma tutte queste visite gli consentono di conoscere persone, siccome era una persona estremamente amichevole, socievole, capace di realizzare rapporti di simpatia e di amicizia, sono tutti incontri che gli consentiranno di realizzare un'enorme rete di conoscenze e di collaborazioni scientifiche con cui continua ad avere un'enorme corrispondenza. Quando torna in Russia diventa professore di agronomia a Saratov e lì subito inizia a impostare. La prima cosa che fa, deve comprare dei cavalli per iniziare i lavori agricoli per le sue prove sperimentali. Sono periodi difficili ovviamente, ma se leggete le biografie sono veramente ricche di espedienti, di capacità di problem solving, adesso si dice. Ritorna a San Pietroburgo, diventa direttore dell'ufficio di botanica applicata e questo ufficio di botanica applicata è destinato a progredire e grazie a grossi finanziamenti appunto governativi, perché la questione agraria, il miglioramento, liberarsi dalle carestie è fondamentale e quindi questo istituto, questo ufficio diventa il Dipartimento di Botanica Applicata 24-29 e poi Istituto delle Produzioni Vegetali di tutta l'Unione, sono nomi ovviamente tradotti in italiano, e nel 67, quando Vavilov viene riabilitato nel 55, assume proprio il nome di Vavilov Institute. Nel 29 diventa membro ufficiale dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica e tra il 29 e il 35 presidente dell'Accademia Elena di Agricoltura. A questo punto tutta la ricerca, tutti i finanziamenti che erano ingenti, legati al miglioramento genetico, al progresso dell'agricoltura, è in mano a Vavilov, il quale si lamenta che è sommerso dalla burocrazia, ma siccome lavorava tra le 16-18 ore al giorno, nonostante tutto il carico organizzativo e burocratico, continua a pubblicare e lavorare dati. Tra il 30 e il 40, nell'ambito dell'Accademia delle Scienze, viene costituito l'Istituto di Genetica, di cui assume la direzione. Sia l'Accademia di Lenin sarà estromesso, alla fine arriverà Lysenko, così come nell'Istituto di Genetica dell'Accademia delle Scienze, a lui subentrerà Lysenko dopo un percorso estremamente... Ecco, dicevo, questa figura appunto che assume connotati mitologici, in pochissimo tempo cosa riesce a realizzare? 100 missioni in tutto il mondo per la raccolta di germoplasma, raccoglie più di 250.000 accessioni, dal Sud America partono una nave intera con carichi di semi, tuberi e tanti altri organi riproduttivi. Tanto per avere un'idea, 36.000 accessioni di frumento, 10.000 di mais, colture foraggere, è una raccolta enciclopedica delle piante agrarie, c'è un elenco di oltre 500 specie coinvolte. Una capacità organizzativa legata anche ai finanziamenti che in quel periodo aveva, realizza
400 tra istituti di ricerca e semplici per modo di dire, perché sappiamo che non sono semplici da realizzare, stazioni sperimentali. L'istituto, cioè gli istituti che dirige, che sono tre, nel complesso hanno uno staff di 20.000 persone. Qual è il suo piano di lavoro? Realizzare, cioè ricercare, cioè andare in tutto il mondo, e così ha fatto, per raccogliere tutta la variabilità delle specie agrarie. Lui diceva, le collezioni di germoplasma che ho visto in Europa sono fatte a casaccio, quelle in America vanno a prendere solo quello che gli interessa. Così non si può fare, noi dobbiamo raccogliere tutto. Lui aveva capito che, ecco, adesso non abbiamo tempo di... Ovviamente queste missioni richiedono sforzi organizzativi notevoli, anche solo ottenere i visti, ma grazie a tutte le conoscenze che aveva e le amicizie, no? come sottolineava il professor Lamini, l'altruismo e le amicizie, riesce a ottenere i visti anche in un periodo in cui l'Unione Sovietica non era bene accetta nel mondo. E ecco, questa è ad esempio una immagine che mi ha fornito Davide Magrazza. Ecco, questi sono gli itinerari che compie personalmente. Tra il 30 e il 31 sta via 2 anni, ovviamente quando il direttore non c'è succedono tante cose all'interno degli istituti che dirige. A un certo punto si rifiuta di partecipare a una cena ufficiale, addirittura forse col Presidente degli Stati Uniti, perché gli avrebbe fatto interrompere i suoi viaggi, cena che gli impongono semplicemente per interrompere le sue missioni di ricerca. Ecco qui alcune immagini, quasi sempre col cappello, sempre elegante, sempre curato, anche se frequentemente nelle missioni dormiva all'addiaccio, metteva il cappotto e dormivano per terra, però si ricomponeva sempre. Ecco, questa è un'immagine dove tra il 24 e il 27, perché Vavilov all'inizio valorizza Lysenko, perché comprende come sia fondamentale l'interazione genotipo per ambiente, e quindi quegli cosiddetti esperimenti sulla vernalizzazione, che in realtà erano rifacimenti di lavori generalizzati, che comunque adesso non abbiamo il tempo di entrare in questo merito, però Vavilov raccoglie e poi realizza campi sperimentali in ambienti diversi per studiare i fenotipi in ambienti diversi. Perché? Perché l'obiettivo è quello di studiare il genotipo, ma il genotipo significa anche studiare l'interazione genotipo per ambiente. Dal punto di vista scientifico, diciamo, il primo grande contributo, e lui poi è anche un abile, adesso si direbbe, valorizzatore dei risultati della ricerca, è appunto la pubblicazione su Genetics sulla legge delle serie omologhe, della variazione delle serie omologhe, cioè ritiene che specie affini presentino lo stesso range di variabilità. E questo cosa significa per lui? Che quel range deve essere trovato tutto, finché poi sarà lui stesso a convincersi che questa legge in realtà non è così rigorosa, ma le variazioni non sono così omologhe. Però avere intuito che c'è questa omologia nelle variazioni diventa la base per andare a trovare tutti i tasselli della variabilità all'interno delle specie. E nel 26 il suo, diciamo, capolavoro, che poi rivede continuamente, purtroppo tanto materiale, tanti documenti che ha scritto si sono persi, però sono stati anche raccolti poi dal secondo genito, pubblica appunto studi sull'origine delle piante coltivate, recentissimamente tradotto e già esaurito in italiano. E nel 27 cambia lo scenario politico, la Pravda ospita il primo articolo di Lysenko che considera appunto la possibilità di modificare le piante attraverso l'ambiente. Non è più il corredo genetico che condiziona le caratteristiche ereditarie, ma le caratteristiche ereditarie
sono acquisite dalle condizioni ambientali e si adeguano alle condizioni abitali, quello che viene chiamato il neolamarchismo, anche se Lamarck aveva tutt'altra levatura rispetto a un Lissenko, meglio chiamarlo lissenchismo o miciurismo. Bisogna trovare il capro espiatorio del fatto che la Russia sta entrando in un'altra carestia. Viene aperto il fascicolo 006854 con lo scopo di raccogliere prove rispetto al fatto che Vavilov è il grande sabotatore dell'agricoltura sovietica. Vengono pagati suoi collaboratori per raccogliere prove false e inizia la tragedia che abbiamo visto accennata. Ma Vavilov resiste, è un patriota, nel senso che accetta il nuovo regime per il bene della Russia. Qui lo vediamo ritratto, è andato come delegato ufficiale al secondo congresso internazionale di storia, di scienza e delle tecnologie nel 1931, e negli atti del convegno ci lascia una sua, diciamo, eredità scientifico-culturale attraverso il suo progetto scientifico, attraverso la conoscenza del passato, studiando gli elementi dai quali si è sviluppata l'agricoltura, raccogliendo le piante coltivate e gli animali domestici negli antichi centri di origine dell'agricoltura. Noi cerchiamo di dominare i processi storici, noi vogliamo capire come modificare le piante coltivate e gli animali domestici secondo le attuali esigenze. Ecco, questo ad esempio nella postfazione di un agronomo, in cui non cito il nome ma non me lo ricordo, della pubblicazione in italiano dell'origine delle piante coltivate, è completamente travisato, nel senso che la biodiversità non era un valore in sé, ma il valore della biodiversità era quello di essere la base del breeding, e più volte diceva costituiremo piante che non sappiamo ancora immaginare. Primi arresti tra i collaboratori di Vavilov. Vavilov era conosciuto in tutto il mondo, e aveva corrispondenza con tutto il mondo, adottava anche delle tecniche quando scriveva le lettere perché sapeva che tutte le sue lettere erano controllate, sia in entrata che in uscita. Nel 1932 questa sua, il valore del Vavilov scientifico e anche umano viene riconosciuto, è vicepresidente, abbiamo visto la foto prima insieme a Morgan, del sesto congresso internazionale di genetica a Itaca. Mosca si candida vicepresidente, poi tipicamente diventa presidente, e il congresso successivo si tiene nel paese del presidente neoeletto. E quindi il settimo congresso si sarebbe dovuto tenere a Mosca, viene cancellato, prima di quello le celebrazioni dei 10 anni dell'istituto di San Pietroburgo. Il congresso si tiene a Edimburgo nel 1939, Vavilov non può andare, viene comunque eletto presidente onorario. In questo periodo di tempo ci sono numerosissimi confronti pubblici tra Vavilov e i suoi collaboratori, molti di quali grandi scienziati, non è che fossero banalmente dei portaborse, e Lissenko, perché il processo appunto deve essere convincente che è in errore Vavilov e la genetica borghese, come veniva chiamata, morganiana. E a questo punto Vavilov chiede un incontro con Stalin, ha capito che se non si confronta con Stalin è perduto. Stalin gli dà appuntamento alle 10 di mattina, lo riceve verso mezzanotte. Anziché chiamarlo Nikolai Ivanovich, lo chiama Vavilov, e già questo è un po' la sintesi del tipo di incontro. Vavilov inizia a presentare a Stalin la sua visione. Stalin rapidamente si infuria, gli dice: come ti permetti di insultare Trofin, gli mette tutti i nomi di Lissenko e lo congeda. E vabbè, 1939 la genetica viene dichiarata pseudoscienza, nel 1940 viene arrestato
che io sappia viene arrestato in Ucraina, forse stava andando verso la Finlandia, eccetera. Comunque non ha molta importanza la questione, il fatto che viene arrestato. E in poco più di un anno, l'anno è 365 giorni, sono verbalizzati 400 interrogatori notturni. Notturni, vero? Sì, notturni. Quando Vavilo viene riabilitato, un giornalista chiede a colui che aveva svolto tutti gli interrogatori: ma come hai fatto a fare queste cose? E lui dice: ma cosa dovevo fare? Sapevo che ovviamente lo stavo inducendo. Vavilo comunque non ammette mai lo spionaggio, mentre probabilmente c'è stata qualche crepa sul fatto di questo gruppo di sabotatori di cui lui era a capo. E questo fatto coinvolge anche altri suoi collaboratori. È una pagina un po' oscura. D'altra parte, 400 interrogatori notturni non sono semplici da affrontare. E la condanna a morte doveva essere eseguita attraverso una fucilazione. Vavilov scrive a Beria, poi non si sa mai che, appunto, se queste lettere fossero arrivate. Comunque la condanna capitale viene trasformata in una condanna di 20 anni di lavori forzati. È stato più fortunato, ad esempio, di Karpychenko, che invece nel 40, suo stretto collaboratore e primo, si chiamava Vilov, difensore della genetica in questi incontri pubblici, no? E anche attraverso la stampa. Il 25 gennaio muore ufficialmente per polmonite. Nel 55, grazie anche alla grande attività della seconda moglie, viene dichiarato il processo, appunto, falso, con prove inconsistenti, e riabilitato. Adesso credo di avere 5 minuti. Il pensiero scientifico, i suoi grandi ispiratori sono De Candolle, Alphonse, lì vediamo la casa di Ginevra dietro la cattedrale, a cui dedica il volume L'origine delle piante coltivate, e ovviamente Darwin, aveva anche studiato nella biblioteca di Darwin, però lui ritiene di poter dare un contributo ulteriore e finalmente, chiarificatore. Perché? Perché De Candolle e Darwin non hanno affrontato la questione studiando la flora in quelli che possono essere i centri di domesticazione. Quindi il suo metodo, che si basa, in realtà dovrei farvi vedere prima questa, è il metodo per individuare i centri di domesticazione, però al di là dell'interesse di individuare i centri di domesticazione, è un interesse funzionale, perché è nei centri di domesticazione, che adesso vengono stati ribattezzati centri di diversità, è lì che si trova la massima variabilità intraspecifica. Ma non solo, si trovano anche altre specie affini a quella di interesse e le forme selvatiche affini. Altro elemento è che dove c'è, più antica coltivazione e processi di domesticazione, i parentali selvatici, ci devono essere più parassiti, no? Quindi l'intuizione, che adesso sembra scontata, ma che non era stata affrontata né da Linneo, per Linneo la specie, lui era creazionista, anche se poi si convince che in natura esistono solo i generi, cioè c'è una tale variabilità intravarietale tra le varietà che alla fine Linneo stesso, creazionista, che considera le specie distinte, dice: in natura esistono solo i generi. De Candolle non affronta la questione della variabilità e Darwin vede, queste sono la visione di Vavilov, Darwin vede la variabilità come elemento fondamentale per l'evoluzione, non la studia in sé, la studia in termini di una prospettiva evolutiva. Vavilov ritiene che le specie siano sistemi polimorfi
è che questo polimorfismo segua la legge delle serie omologhe, e quindi se non si domina tutta la, cioè la risorsa per il breeding è la variabilità intravarietale, bisogna trovarla tutta, e i tasselli che mancano bisogna andare a cercarli. Dove si trovano? Probabilmente sono i luoghi di più antica domesticazione. Qui vediamo per alcuni frumenti una serie omologa di caratteri, per la lenticchia e la veccia, mi sembra. Adesso sono foto in bianco e nero, quindi si coglie poco. Questo l'abbiamo già detto. E su tutto quel materiale che raccoglie viene analizzato e vengono prodotte tabelle gigantesche da decine di ricercatori. E attraverso l'analisi di queste mega tabelle di variabilità fenotipica si individuano le zone di massima variabilità e come questa variabilità si è diffusa. Inizialmente i centri di domesticazione di Bavillo erano 5, alla fine diventano 8. Come vedete non ha trattato una specie, due specie, 10 specie, ha trattato tutte le specie agrarie. E adesso, queste sono alcune immagini proprio delle raccolte originali di Vavilov che ancora sono conservate. Ecco, poi l'altro aspetto che indaga, e ci sono il capitolo sulla canapa, è bellissimo, ma non solo, quello dei frumenti, indaga sul meccanismo di domesticazione. Poi inaugureremo il nuovo spazio espositivo dove sostanzialmente riprendiamo quello che Vavilov aveva intuito sul campo e quello che poi tutta la ricerca successiva, con alcune eccezioni, ha confermato. È assolutamente chiaro che l'uomo ha preso ciò che gli veniva incontro. Per molte piante secondarie come primarie, secondarie sono quelle che erano prima infestanti di quelle agrarie, poi sono diventate domestiche, il processo dell'entrata in coltura si è svolto in gran parte senza che l'agricoltore vi mettesse mano. Cioè l'innesco di una simbiosi. Ma non è una dichiarazione di principio, è la sintesi di tutto quello che ha visto e documentato nei suoi viaggi. Questa è la foto terribile anticipata da Luigi, ma vorrei chiudere con questa foto che è molto più bella. C'è Vavilov sorridente. Ecco, molti si scandalizzavano che lui, quando si fermava a mangiare qualcosa, portava con sé l'autista, che era una prassi assolutamente non seguita da nessuno dei grandi manager sovietici e non solo. E lì ho riportato un po' di descrittori di Vavilov, un po' riconosciuti da tutti. Patriota aveva accettato, lui non era iscritto al partito, però nelle interviste all'estero, nei suoi scritti, non ha usato troppe aggettivazioni che adesso di cui ci raccontava Luigi, ma non si è mai forse tradito, ma comunque lui riteneva che fosse più importante salvare la Russia dalla fame, e questo consentiva di superare gli aspetti ideologici, collettivazione, eccetera, eccetera. Era una persona di cultura straordinaria, non solo in campo botanico, agricolo, era poliglotta, e si era messo anche a studiare il latino, era l'unica occasione in cui chiudeva la porta del suo ufficio quando studiava latino, poi se no era sempre aperta per tutti. Instancabile, il suo motto era: la nostra vita è breve, dobbiamo affrettarci. È ricordato da tutti come persona generosa, socievole, era ottimista, lui fino in fondo, anche l'incontro con Stalin, in fondo un incontro, era capace di persuadere molte persone, i suoi collaboratori in primis, ma anche i finanziatori, anche tutti coloro che incontrava rientravano in questa sua rete di collaborazione. Ma era anche severo, i suoi collaboratori avevano paura delle prove di Vavilov, alcuni entravano anche in crisi profonda, ed era intransigente innanzitutto con se stesso prima che con gli altri. Spero di aver rispettato i tempi. Grazie. Grazie.